Amica mia, la verità è che con te le carte non sono sufficienti. Ne hai passate di più tu nella vita che un cane randagio. Senti, so che non ci hai mai creduto, però voglio farti lo stesso un amuleto, un portafortuna, qualcosa. Come si chiama quell'uomo che ti cerca per ucciderti? Fabio. Sta spesso con Achille, quel mendicante di cui ti ho detto. Però quello che mi preoccupa è che Emanuele non sia ancora tornato. Ecco, vedi? Questo ti succede perché sei testarda. Quante volte ti ho detto di non fare... L'hanno rapito! Cos'è successo? L'hanno rapito! Il capo! L'hanno rapito! L'hanno portato via con una macchina! Cosa? È la solita violenza della polizia di questo dannato paese! Un uomo pacifico che... No! Non erano gli sbirri, ma Fabio e Achille! Li ho visti bene! Cosa? Fabio e Achille, ne sei sicuro? Sì! Maria Vergine Santa. Non c'è ombra di dubbio, Maria Carmen. Hanno rapito Paride perché sanno che lui mi ha vista. A loro non interessa lui, vogliono arrivare a me. Può darsi, ma se Emanuele si è sbagliato? No, negativo, guarda che non sono mica cieco. Io li ho visti. Figurati che per lo spavento ho anche perso un cliente. Poveretto, lo staranno torturando. Andiamo, Chiara, non esagerare, ti prego. Anzi, quello che ho detto è poco. Dico sul serio, non esagero. Dai, Paride... Lo so, per lui è diverso. Ma sono sempre delle bestie, pensa ad Afrodite. Se tu sapessi quello che volevano farmi... Volevano tagliarmi le gambe, accecarmi. Non l'hanno fatto perché Paride l'ha impedito. Santo cielo, mi fai preoccupare davvero. Bisogna aiutarlo. Ma dobbiamo fare veramente presto. Certo. Per prima cosa scappiamo subito da qui. Sì, bravo. E dove andiamo? Beh, io ho un'idea. Forza, venite con me. Ma dove vuoi portarci, Maria Carmen? Prendete le vostre cose e venite via con me. Senza tante storie. Non c'è tanto da prendere. Svelti. Presto. Non sarà il palazzo dell'imperatore del Giappone, però almeno posso garantirvi che qui dentro sarete al sicuro. Grazie, Maria Carmen. Vedi, il problema è che noi due ti daremo fastidio. Credo che sia meglio... È meglio che tu stia zitta. La cosa migliore è che tu vada là dentro e scelga il tuo letto. Sì, va bene, sì. È una casa davvero molto bella. Ah sì? A me piace che ti piaccia. Dico davvero. Ma senti... C'è l'acqua diretta. Ti sembrerà strano, ma qui c'è tanta di quell'acqua che non so che cosa farci. Non mi piace più la tua casa. E sai perché? Ehi, ma che cosa è successo? Santo cielo, Chiara! Che sbadata! Mi sono scordata di dirti che quella stanza è piena di cianfrusaglie e di pentole. Non ti preoccupare, ho già trovato quello che cercavo. Che cercava? Di che cosa hai bisogno? Farò vedere a quei delinquenti chi sono io. E se poi hanno fatto del male a Paride... Ma dove vai con quella mazza? Sei impazzita! Vieni qua, ragiona, per favore! Cosa credevi risolvere così? Usa la testa, se ti vedono lì fuori, ti prendono e non ti salva più nessuno. No, non mi fanno paura. Che mi prendano, non gli permetterò di fare del male a Paride, perché io non sono una vigliacca. Ah, io sarei un vigliacco! Ma scusa, Maria Carmen ha ragione, se tu esci io non ti potrò più difendere. Ma che cosa vorreste che facessi? Che pretendereste? Che restassi qui senza fare niente mentre quelle belve fanno il comodo loro? Non è questo il punto, amica mia, però pensa a quello che fai e lascia la mazza. E vieni a sederti. Se vuoi fare qualche bravata, amore mio, pensaci. Con una bravata del genere neanche arrivi strada che ti prendono. Beh, che mi prendano. È meglio piuttosto che avere quest'angoscia. No, signore. Fammi il favore. Non mi far perdere la pazienza, hai capito? Perché a me sembra che hai voglia di farti acchiappare da quella banda di malviventi. Non ti azzardare neanche a uscire di casa. È pericoloso, ti rendi conto? No, niente affatto. E vedrai... Volete piantarla di litigare voi due? Dobbiamo trovare il modo di sapere dove stai qua. Appunto, è quello che sto cercando di far capire a questa testa dura. Però non ci riesco. Senti, non offendere la mia amica. Tu no, lei non mi voleva offendere, Emanuele. Ha ragione, però che facciamo? Io lo so, è meglio che ci vada io. No, aspetta. Dove vuoi andare tu? Rimani qui. Ma sei pazzo, vuoi che ti prendano? Sarà molto difficile, e poi loro stanno cercando te. E io mi so difendere, non mi prenderanno, sono bravo. Hai visto? La strada è maestra di vita, Chiara. E questo ragazzino ci ha dato una lezione. Già, allora posso andare? Inginocchiati, mia cara. Maria Carmen, aspetta. Beh, devo dirti che io sono cresciuta dalle suore e loro mi hanno insegnato che queste cose non si devono fare.
Sai, io credo in Dio e quello che voglio dirti è che credo in Dio, nella Vergine Santissima e... E nei santi. Ma anch'io, amica mia. Guarda, che cos'è quello? È Gesù. E credi che dove c'è Gesù possa convivere il male? Oh no, no, non è possibile, no. E allora? Inginocchiati. Ma no, aspetta. Per favore, fermati. Vedi, non credo in queste cose. Non continuare, ti prego. Perché non voglio partecipare. Io voglio solamente aiutarti, amica mia. Sì, lo so. Lo so che lo fai per aiutarmi e ti ringrazio. Ma lascia che lo faccia a modo mio. Va bene. Ti prego, Signore. Te lo chiedo con tutto il cuore. Fa che non accada niente a Paride. Proteggi l'anima di mio zio Emiliano. Fa che Luca guarisca il più presto possibile. Tu dovresti andare a riposare adesso. No, no, rimango qui, le tengo compagnia. Magari facciamo quattro chiacchiere. Lo vede come la sto viziando? Parlami ancora di Bianca Albornoz. Perché? Tutte le volte che le parlo di lei, le brillano gli occhi. La conosce? No, no, ma che... Che vuoi che ti dica? Noi vecchi viviamo di ricordi, ecco la verità. E quello che mi racconti di Bianca mi fa tornare in mente una mia sorella che non vedo da moltissimi anni. Avanti. Fammi contento, per favore. Va bene. Bianca è una donna molto dolce e onesta. Ed è anche generosa, molto buona e bellissima. E quando sorride illumina tutti quelli che le sono vicino. Continua. Beh, lei è la sorella di Suor Giovanna. E perché non provi a rintracciarla? Per ora non è possibile. Sa, mi stanno cercando per uccidermi. E io non posso farmi vedere tanto in giro, devo essere prudente. Se tu sapessi quello che provo. Amo Luca e allo stesso tempo vorrei vendicarmi di lui e di tutti quelli che hanno tentato di distruggermi. Sono sentimenti terribili. Com'è possibile amare e odiare tanto una persona? Forse sono ancora pazza. Forse un tempo lo sono stata e non sono mai più guarita. Chiara. Piccolina, svegliati su. Buongiorno, come ciao, hai dormito? Sei tu. Che ore sono? Devono essere quasi le 6:30. Le 6:30? Oddio, è tardissimo. Io devo correre immediatamente al lavoro. Un momento, ti ho portato qualcosa da mangiare. No, io adesso non posso mangiare. Devo passare prima a casa, poi mi devo cambiare e devo scappare subito. No, signore, tu prima devi mangiare qualcosa almeno. No, ascolta, io ti prometto che cercherò di finire presto per venirti a prendere, va bene? D'accordo, va bene. Però non prendere le cose di petto in questo modo, amica mia, se no ti sentirei male. Ma non capisci, questo è il mio primo giorno di lavoro. So non che posso sei una fare persona tardi. Molto responsabile, ma sta tranquilla. D'accordo. Promesso? Bene, attenta a quello che fai. Dove sarà questo benedetto foglio? Dio mio, ma se stava qui adesso... Che cosa sta aspettando, signorina? Mi sembra di averle detto tutto quello che deve fare. No, veramente non mi ha detto tutto. Ah, no. Non mi ha detto a che ora termina il lavoro e che uniforme devo... Ah, l'uniforme, sì, l'uniforme, ma certo. Eccola qui l'uniforme, guardi, è bella, bianca e stirata, faccia attenzione, ne abbia cura perché io gliel'ho data in ordine e pulita. Finirà il suo lavoro quando avrà venduto tutti quei benedetti salsicciotti. Quando ha venduto tutti gli hot dogs potrà tornare. Perché sta ridendo? Vuole complicarmi la vita? No.
Il fatto è che mi sembra strano che i Wooster li chiamino dogs. Perché si dice così? Beh, perché è una parola americana, ma sapere il significato del nome non è importante. Vede, l'importante è che riesca a venderli tutti, ha capito? Perché io la pago per questo. Sì, 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 certo. Adesso vada pure, signorina. Buona giornata. Sì, grazie. E stia attento a non sporcare l'uniforme, perché è uscita appena adesso dalla tintoria, eh? Vada pure. Speriamo che questa ragazza riesca a vendere. Ma dove ho messo quel fatto? E invece lui non ci voleva credere, ma ti rendi conto? Ma davvero? Vuoi mangiare qualcosa? E qui vendono gli hot dogs. No, ma che succede? La gente improvvisamente non ha più fame. Non sarebbe molto. Beh, quello che ti posso dire io è che a vedere tutti questi Wooster mi è venuta una fame. No, Emanuele, ti ho già detto che non te ne posso dare nemmeno uno. Non capisci che alla fine della giornata devo presentare i conti al signor Narvaez? Perché tu credi che... Ma come fa quel signore a rendersi conto che gli ho preso un Wooster solo? Ma figurati, quello ha una faccia così da stupido che non si accorgerà mai di nulla. Che vuoi che succeda se ne manca uno? Tu sei egoista, insomma, mi vuoi far basta, proprio... Emanuele. Preoccupati solo che arrivino presto i clienti, perché se non vendo niente resto senza lavoro. Bene, prima che ritorni il proprietario noi ci mangiamo tutto questo ben di Dio e poi ce la filiamo a gambe levate. Che significa questo? Fame. No, amico mio. Questa è mancanza di onestà. Rubare è peccato. E inoltre è ingratitudine verso una persona che si è comportata bene con noi e mi ha dato il lavoro. E va bene. Ma senti, tu come hai dormito oggi? Un po' meglio, perché? Perché tu mi hai detto che quando saresti stata meglio, noi andavamo a trovare i Santa Maria. Ascolta, non si dice andavamo, si dice saremmo andati. E per quanto riguarda la mia famiglia, io devo stare calma e essere consapevole di quello che sto per fare. E poi voglio sapere che razza di gente mi troverò di fronte. Che vuoi dire? Ma non ti ricordi, Emanuele, che quando siamo andati a cercare padre Antonio, lui stava ricevendo denaro da Patrizia? Mm. Poi sono andata a trovare Luca e ho visto quella Sandra che se lo stava sbaciucchiando. Vado a cercare Claudio e Ornella e che mi succede? Incontro Tarzan che mi vuole far fare la prostituta. Ma insomma, questo vorrebbe dire che per quanti sforzi abbiamo fatto fino ad oggi ci è sempre andata male. Già, è così. Per questo è meglio avere ancora un po' di pazienza, Emanuele. E prudenza. Molta Chiara, prudenza. Chiara, aspetta un momento che devo ancora finire di contare il resto. Ne vuole un altro, signore? Mm-hmm. Sì, sì. D'altra parte sarebbe impossibile dire di no, glielo assicuro. Perché con quegli occhioni le puoi chiedere qualunque cosa. Ehi, ehi, un po' di riguardo, signore, la rispetti. Molte grazie, signore. E spero di rivederla presto. Non ne dubiti. Domani alla stessa ora ritornerò qui da lei. Arrivederci, bellezza. Arrivederci. Ma insomma, con te non si può lavorare. Signore, vuole che le prepari un altro panino? Sono buoni, vero? Se me lo prepara con le sue mani, non potrà che essere buono. Vada per il secondo in suo onore. Basta, tu ci devi trovare un altro tipo di lavoro, hai capito? Perché questo a me non va a... Emanuele, sei impazzito per caso? Ma non ti rendi conto che sono felice perché sto vendendo bene? Il signor Narvaez mi farà continuare e a lavorare. E io ti avviso che il prossimo che si azzarda a dirti una parola in più lo prendo a botte, ecco. Questo secondo panino è delizioso, quasi come te. Rispetto, signore, rispetto. E tu chi sei? Il suo fratellino, per caso? No, lei si sta sbagliando. Io sono il suo fidanzato. E da grande diventerò un dottore. Allora, vediamo, sarebbero 176. Quindi le devo 24 bolivares. 20, perché 4 sono per lei. Ah, grazie. Arrivederci, signore. Buongiorno. Arrivederci. Chiara, ma che ti succede? Ti senti male? Mi gira la testa. Come quando prendevo quelle gocce. Perché hai continuato a prenderle? Ma che dici? Sei matto. Senti, ma quando è che andremo a casa della tua famiglia che è ricca? Te l'ho già detto, quando mi sentirò meglio. Le persone che mi vogliono bene saranno preoccupate per me. Suor Giovanna, la zia Bianca, Claudia e Ornella. E quell'uomo, Luca, che ti ha fatto tanto soffrire? Forse anche lui, ma ne dubito. Qui non si mangia gratis. Fermi, dovete pagare. Ma vattene, va. E allora, dove credi di andare? Sparisci, moccioso, se non vuoi che ti gonfi di botte come un pallone. Dovete pagare tutto quello che avete mangiato, chiaro? Povera scema, noi non ti dobbiamo pagare perché i panini... Però ve ne siete mangiati 5 per 1. Perciò non ve ne andrete da qui finché non mi avrete dato i soldi. Non mi fate paura. Amico, filiamocela, che questa qui è... Togliti di mezzo. E vai al diavolo. Ladri bastardi. Non so che cosa dire adesso a Narvaez. Io non so come farò a spiegargli che mancano dei soldi.
Non crederà mai che quei delinquenti mi hanno derubato. Bene. Come sta, signorina? Quanti panini ha venduto? 30. 30? Ah, vediamo. Adesso facciamo i conti una buona volta, se no dopo non ce ne ricordiamo. Allora, vediamo. 30 sono... 30 per 42 sono 1260, meno la sua commissione che sono 240, e quindi lei mi deve dare esattamente, vediamo un po', 1020 bolivares. È la cifra che lei mi deve, è d'accordo? E allora, signorina, me li vuole dare questi soldi o non me li vuole dare? Mi ascolti, signorina, le voglio dire una cosa. Io so che lei parla molto male, però perlomeno può parlare. Allora, me li dà questi soldi? O se li ha rubati? Allora, senta, sarò ancora più chiaro, va bene? Così vediamo se ha capito. O lei mi dà subito questo denaro perché è mio, o l'avverto che vado alla polizia, così mi dica lei. O mi dà questi soldi o vado alla polizia. Che cosa preferisce, pagare o finire in galera? Io le sto dicendo la verità, se ne sono andati senza pagare. Ma io posso lavorare fino a ripagarle tutto quello che le devo. Ah, sì, certo, però chissà quanto tempo ci vorrà. E i miei soldi li voglio ora, in questo momento. Ecco, prenditeli i soldi, te li do io. Mi sta bene, così la prossima volta imparo a dare lavoro a dei mendicanti. Adesso Maria Carmen mi ascolterà, perché non voglio che dei ladri lavorino per me. Non voglio. Senta, né a lei né... né a nessun altro. Io permetto di darmi della ladra. Ladro sarà lei. Ah, sì? E allora è meglio andare alla polizia. Ma ci andiamo adesso, in questo istante. Sbaglio, ha dato della ladra a questa signorina. Sì, perché è questo quello che è, signore. Io in buona fede le avevo offerto del lavoro e ora se ne esce con la storiella di quelli che se ne vanno senza pagare. Ma io non sono mica scemo e voglio i miei soldi. Lavora per me e deve darmi tutto il guadagno della giornata, perché io non permetto a una stracciona come questa di prendermi in giro. Pretendo di avere i miei soldi ora, adesso, se no vado alla polizia. Quanto le deve la signorina? Perché? Ha intenzione di pagare? Quanto le deve? 355. E quindi sottraendoli ne restano, vediamo, 665 bolivares. Mi deve questo, sì. Ecco i suoi soldi. Andiamo. E ora cosa ci faccio con questo carretto? Scusi, non è suo? Sì, tolga subito quella giacca che ha addosso. È anche quella roba mia. Calfona maleducata. Mi dia qua. Una ladra stracciona. Sono molto contento che abbiate accettato il mio invito. Specialmente tu. Ehi, ricominci di nuovo. Ma che ti prende? Non siamo amici. Sì, sì, come no. Solo perché ci hai offerto un gelato, chissà che ti credi, eh? Come mi muovo sbaglio con te, vero? Che cos'hai? Qualcosa non va? Se non ti piace il gelato, puoi ordinare un'altra cosa. No, no, non si tratta di questo. Non è il gelato, sono io. Ti senti male? No. Non posso fare niente per te. Non mi piace vederti triste, lo sai. Non sono triste. Ah, no? E quel muso lungo? Sono tanto preoccupata. Sono preoccupata per il futuro. Io non ho soldi e sono senza lavoro. La vita qui in città è molto dura, la gente è così cattiva. Non tutta. Ci sono anche i buoni. So che non sono tutti così, ma finora io ho conosciuto solo quelli cattivi. Anch'io sono cattivo per te. No, tu sei la cosa più bella della mia vita. Per questo io non ti lascerò mai. Non voglio essere fraintesa. Quando parlo di gente cattiva penso ad un altro posto e ad altra gente. Che cos'è? Forse ho sbagliato a invitarvi a mangiare un gelato? No. Anzi, io gliene sono molto grata, davvero. Per tutto, anche per questo gelato. Però quando penso a com'è la mia vita, a com'è la mia vita adesso, mi preoccupo molto. Hai dei ricordi che ti fanno soffrire? Ma con quale coraggio?
coraggio ha potuto fare una cosa del genere. Adesso se la dovrà vedere con me, quel brutto, ingrato, maleducato. Come si è permesso di dirti dopo che ti ho raccomandata io che sei una ladra? Sono cose dell'altro questo, mondo. Non è tutto. Ha anche fatto delle minacce. Se non arrivava il signor... Abelardo, puoi darmi del tu. Lei non dà confidenza agli estranei. Insomma, ragazzino, vuoi per forza litigare con me? No, non fateci caso, lui è un ragazzino maleducato. Ma chi ha cura di te? Senti, sta tranquilla perché con quel deficiente me la vedrò. Ormai è acqua passata, però io ho perso il lavoro. C'è qualche problema? No, niente. È che mi sono accorto che stai balbettando di meno, o mi sbaglio? Sì, lei ha ragione, è molto che cerco di correggerla, ma non c'è niente da fare. Questo non ha nessuna importanza. Ora devo andare, tornerò stasera e magari parleremo del lavoro. Grazie, molto gentile. Ciao, giovanotto. Arrivederci. Arrivederci. A stasera. Sì, l'aspettiamo. Su, andiamo, Chiara. Non fare quella faccia così triste, tesoro. Qui non è mica morto nessuno, no? Ora sorridi, avanti. Tu hai un visetto così bello che magari il Padre Eterno l'avesse dato anche a me. Perché adesso non esci a fare una passeggiata? È una giornata tanto bella. Forse è bella per te che non hai i miei problemi. Io sono proprio sfortunata. A me va tutto storto. Senti, cara, ti do un consiglio. Non lasciarti abbattere così. Tu sei giovane, devi reagire. Ti sembra poco quello che mi succede? No. So quello che stai soffrendo. Ma la vita è così, tesoro mio, è molto difficile. Se tu sapessi quello che ho passato anch'io, se io ti raccontassi... Lasciamo perdere, non ne vale la pena. Su, andiamo, sorridi, fatti coraggio. In ogni caso, tutte le mattine spunta un nuovo giorno. E magari sarà migliore. Lo diceva anche Suor Giovanna. Allora che aspetti? Allontana la tristezza. Inoltre ti devo dare una notizia davvero straordinaria e lo so già che ti farà piacere. Va bene. Allora quale sarebbe questa notizia così bella? Indovina da dove vengo. Allora te lo dico io. Sono andata a trovare il signor Vargas, che è ancora in ospedale. Ma non ci resterà per molto, perché il medico ha detto che si sta riprendendo rapidamente e presto lo potranno dimettere. Che meraviglia, sono molto contenta per lui. Dov'è Emanuele? È uscito. È un ragazzino così ribelle. Non è rimasto neanche un attimo. Devo fare qualcosa, presto o tardi dovrei imparare a ubbidirmi. Così si metterà nei guai. Senti, Chiara, io ho notato come ti guardava Abelardo, sai? Tu forse non te ne rendi conto, amore mio, ma hai la capacità di colpire un uomo diritto al cuore come Cupido. La verità è che voleva solo essere gentile con me. Tutto il resto è una tua invenzione. Ah, sì? Come se io non avessi gli occhi. E ricordati, tesoro, che vedo più lontano di chiunque altro. Dai, smettila. È proprio così? No. Smettila di prendermi in giro. Tu ti diverti alle... No. No, io sto guardando, ma non ci posso credere. Mi scusi, posso chiederle se lei è il dottor Emanuele Bermudez? Sì, sono proprio io, signorina. Le ho portato questo. Ora devo andare perché devo studiare. In vita mia non ho mai avuto un regalo bello come questo. Sono contento che ti piaccia. Ora devo andare. Perché tanta fretta? Proprio tu me lo domandi. Non mi hai detto tu che sono uno sfaticato? Emanuele, senti, vieni qua. Lo sai che ti... Oh, no, perché? Lasciami! Io voglio che tu stia sempre attaccato a me. Dai, basta, smettila di sbaciucchiarmi. Guarda, mi stai spettinando tu. Sei bello lo stesso.